Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati ad un altro episodio di Darkest Dungeon. Siamo qua con tre nuovi arrivati che sono Predator Ahab, Stegio, che ho sbagliato a scrivere, che è Setjo, scusate, che è il nostro cacciatore di taglie, e Farouk, che è la nostra antiquaria. Ho aggiornato la patch della traduzione con il link che mi ha dato il signor Vecna. Piccolo consiglio che per Vecna, che magari sta seguendo la serie, non si capiva bene, cioè una è la traduzione del gioco e l'altra è la traduzione del gioco in beta. Sembra che la traduzione del gioco in beta sia quella vecchia, invece è quella nuova. C'è da scrivere forse qualcosina a riguardo, perché ok che c'è il numero del bisogna vedere il numero dell'update per vedere insomma la quale delle due è più aggiornata. E con questo party qua cercherò di uccidere il principe Suino, quindi potrebbe essere prima e l'ultima missione. Qua ci sono tre dei nostri ragazzi che possono curare e abbiamo Saladar Zagan in prima fila. Vediamo un po' come ce la caviamo. Ho messo i vari cimeli, i vari equipaggiamento più che potevo. Tutti hanno il 2, tranne appunto lei che c'ha ancora uno, il signor Farouk, che c'ha ancora uno di attacco. Gli altri hanno più o meno l'abilità a 2. E vediamo di fare i nostri rifornimenti. Ci portiamo via uno stack e mezzo, anzi ci portiamo due stack di cibo e due stack di torce. Così siamo tranquilli. Una chiave, uno di questi, un antiveleno, una benda e uno di questi. No, questi ce li abbiamo già, quindi non li portiamo. Perfetto, andiamo. The ways and rituals of blood sacrifice are difficult to master. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chance is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. Detto, ho aggiunto anche i sottotitoli che mi ero completamente dimenticato. A testament to my failures, it must be destroyed. Ok, quindi vediamo di iniziare andando da questa parte. Abbiamo di nuovo il setup in questa maniera. Andiamo giù di qua per iniziare. Vediamo un po' come ce la caviamo. Questa volta starò molto attento eventualmente a abbandonare la missione, se dovesse essere. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Ok, abbiamo dei mezzi umani bestia qua. Cominciamo subito con un 14, o no, con un 11 danni. Ok, vediamo un po' cosa possiamo fare. Possiamo curare, schivare, dare più schivata e più produzione, forza la guardia di un alleato. E più 10 schiva, più 3 velocità. Questo mi piace molto e lo facciamo. Ah, questo lo puoi fare solo su te stesso, però. Fallo su te stesso per iniziare. Il nostro Saladar sarà in prima fila a spaccare culi, probabilmente. Bravo! Cercheremo di portare tutto su di lui. Abbiamo comunque le bolas, che sono un ottimo modo per scambiarli e incasinarli un pochino. E comunque abbiamo anche Sir Beltway che dà una mano a fare un po' di danno. Qui andiamo di cura. Qui continuerei a curare perché abbiamo un sacco di curatori a proposito. Benissimo. E qua andiamo giù di questo. L'oggetto da collezionare di poco valore. Varrà un pugno di monete. Ah, comunque abbiamo qualcosa. Ci occupa un po' di spazio, ma va bene lo stesso. Ovviamente dovrò dare un'occhiata al fatto anche che possiamo fare l'accampamento. Vediamo la ricognizione se ci dà qualche idea utile. Abbiamo una porta segreta dietro di noi. Non abbiamo trovato dov'è. Sapete che vi dico? Torniamo indietro a vedere questa porta segreta. Cucù.
Una cassa intatta da secoli. Noti uno scompartimento laterale chiuso a chiave. Usiamo la chiave scheletrica. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Trapezzo Hadron enigmatico. Non possiamo portarli tutti e tre. Possiamo prenderli e andarcene via, perché abbiamo già fatto più soldi di quanti ne abbiamo spesi. Buttiamo via control maiuscola, questo lo buttiamo, questo ce lo portiamo via. Abbiamo già 7500 per questa storia qua. Quindi benone. Quindi è una stanza, come vedete, è una stanza che risulta proprio separata dal resto. E siamo tornati all'inizio. Quindi il boss può essere qui, qui, qui o qui. Non credo sia da queste parti, perché qua non mi, di mi dice che c'è la stanza, ma non c'è altro. Quindi mi sa che andiamo da questa parte. Non è detto che combatteremo il boss. Potrebbe essere che ce ne andiamo via col bottino e basta. Un barile che trabocca del cuore. Vai, Beltway! Ok, ha resistito la malattia. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Peccato che i sottotitoli sono belli a far capire un pochino tutte le cose, vi consiglio appunto di leggere, perché non li leggerò io perché mi piace tantissimo la voce, quindi non voglio sovrastarla. E vediamo un po', li abbiamo sorpresi allora questi. Iniziamo stordendolo o gli tiriamo giù 11-21 o 7-13? 11-21. 17, ottimo. Quasi critico. Se era critico lo potevo uccidere, ma niente. Qua vediamo di fare un po' di schivata su di te. Ah, su tutti. Ottimo, funziona su tutti questo. Possiamo farti scambiare o ti tiriamo una. Ti tiriamo con questo. Questo è quasi morto. Ok, quindi posso continuare a fare la schivata. Questo ha fatto male. Ok, andiamo di abilità di cura. È chiaro, eh? Ok, fuori uno. Questo c'è ancora il cadavere fastidioso qua. Continuiamo a curare Saladar. Sono nella posizione ideale loro, purtroppo. Dobbiamo distruggere sto cadavere. Ottimo. E adesso loro sono davanti. E si beccano. Bam! Questa. Posso prendermi un po' di tempo per curarlo adesso. Così, così. Ah, ok, fa anche danno questo. Ok, abbiamo recuperato altri soldi. Non possiamo portarci dietro tutta sta roba. Questo vale 250. C'ho cose che posso buttare via. Questo glielo diamo a lui. Ci prendiamo questi 250 e questi 100. E questa roba la lasciamo qua. Forziere dei cimeli. Apri, c'è una trappola. Ok, niente, ma c'era una trappola. Curiamo. 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 Curiamo, così facciamo un altro spazio e continuiamo a cercare. Abbiamo ancora un pochino da esplorare. Zaino abbandonato, contiene del bottino.
are often low on supplies. Au. Fino a missione ultimata continua sta cosa, peccato. Vediamo chi c'è qua. Ok, non c'è il boss almeno. Vediamo un po' cosa possiamo fare contro di lui. Contro di questi. Avrei dovuto mettere l'anello contro gli umani, a quanto pare, perché i suini qua contano come umani e bestie. Mi ha dato la peste nera su Predator. Ok, allora cominciamo facendo una schivata su tutti. Uccidiamo questo. Tu fai le bolas qua, no? Ottimo. Così lo spostiamo. Distruggiamo il cadavere. Qua continuiamo, secondo me, di schivata. Vediamo un po' se si accumula. Sì, più 6. Ci sono attacchi come questo che non mancano mai, però c'ho la possibilità di mancare, di far schivare qualche attacco in più adesso. Più o meno. Poi se mi fanno critici è un po' difficile. Ah, abbiamo quasi ucciso tutti adesso. Lui con le sue urla sta facendo un sacco di stress. Andiamo di cura un po'. Ah, oh, finalmente l'ho schivata. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Ottimo. Abbiamo un po' di cibo. Prendiamo tutto e questo lo lasciamo stare. Ah, cibo lo possiamo mangiare adesso. Quindi facciamo anche così. Ce n'è stranamente sembrato. Potrebbe essere rimasti degli avanzi. Ok, avvelenato anche. Prendi questo così non sei più avvelenato. Abbiamo 10.000 soldi praticamente. 2.500 più 2.500 qua. Sono un po' di soldi, abbastanza soldi in effetti. Potrei continuare l'esplorazione, probabilmente il boss sarà qua a sto punto, perché queste stanze qua in teoria non contengono nulla. Andiamo a fare questo scontro. Vediamo fino all'accampamento, poi decido se continuare o meno. Siamo molto in alto come stress, ma non è un problema per ora. Ok, mangia carogne. Attenzione coi tamburi. Qua andiamo di schivata. È l'unica che ci mettiamo un bel po' di tempo a cominciare a far danni, quindi gli lasciamo un paio di turni per poterci. Siamo soprattutto anche lenti a proposito. Quindi vediamo. Però posso concentrarmi, diciamo, sul primo dei due e sto pensando contro il boss. Posso concentrarmi sul primo e lasciar stare il secondo. Lo facciamo così. Tu puoi andare, secondo me, anche di sparo alla cieca. C'è anche più velocità adesso questa cosa. Ci vorrebbe qualcosa per spazzare via i cadaveri, però non ce l'abbiamo. Va bene anche così. Fai un po' di cura. Adesso
tu se ne uccidi uno, l'altro può uccidere l'altro. Ottimo. Ok. Antica antichità rara, una preziosa scoperta, di valore 1000. Molto buona come cosa. Quindi lasciamo stare questo e ci prendiamo questa. Questo cos'è? Un oscuro altare con dei teschi messi in vista. Uno strano potere può essere sentito in sua presenza. Ignora. Allora, facciamo l'accampamento qua. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. Mangiate tutti, adesso vediamo se riesco a prepararmi per un possibile combattimento. Allora, tu hai riflessione che riduce lo stress di 20. Hai il discorso rinvigorente, tu hai testa alta che riduce lo stress e rimuove i malus. Questo lo puoi fare qua, così rimuoviamo i malus. Tutti i compagni cura 35%. Figata questo! Strane polvere, un compagno gli dai tutte le resistenze di sto mondo. Produce un oggetto a caso. Ok. Non abbiamo proprio medicamenti, un compagno. Questo è molto buono. Lo facciamo. Noi siamo curati al massimo. E non abbiamo bonus di attacco, no? Nessuno ha bonus di attacco, a parte tu che hai possibilità di ridurti lo stress. Quindi facciamo non danni da stress, ma riduci lo stress. Chi è che è? Riduci stress di 15, quindi tu fallo su di lui. E produciamo un oggetto a caso. Cibo! E possiamo usarlo anche più volte, tra l'altro. Questo è utile per effettivamente usare quelli che mancano dei nostri turni. Continuiamo a produrre oggetti. Un antiveleno che andrei a usare subito. E altro cibo. E va bene. Ok. Che dite? Finiamo o tentiamo? In Radiance may we find victory. Nello splendore troveremo la vittoria. Cosa dice la ricognizione? Che là c'è il boss. Allora, tu avendo 17 di energia sei un pelino difficile. Allora, tu avresti attacchi per la prima posizione buona. Avresti la possibilità di tu avrai la possibilità di colpirlo e stordirlo, ma credo abbia un po' troppa difesa. Comunque voi due avete, e tu tra l'altro hai il bonus contro l'empio che non so se funziona, mi sa che non funziona. Tu hai la possibilità di dare, di marchiare? No. Possibilità di spingere, ma non funziona. E ti lo sparo alla cieca non funziona, però lo sparo di cecchino sì. Quindi voi tre avete la possibilità di attaccare e tu hai la possibilità di dare tanta schiva. Abbiamo un ostacolo. Sono molto tentato di andarvene via. Sapete che vi dico? Dove sono i miei dadi? Dove sono i miei dadi? Facciamolo con la moneta. In questo momento ho un dollaro in mano. Testa vado, croce scappo. Croce. Vai. Sì. Gli eroi soffriranno dello stress. Va bene. You cannot learn a thing you think you know. Non abbiamo recuperato i 4500 e l'oggetto che era abbastanza interessante, ma abbiamo recuperato 11200 in soldi. Che è decisamente buono. Tra l'altro hanno fatto un po' di esperienza. No, non hanno fatto esperienza, però hanno preso un tratto. Tenente suicidio. Oh mamma mia, tutta roba negativa, a parte questo. E torniamo in città. Beltway ha uccisore del profano. Ok, avevamo bisogno di soldi e li abbiamo recuperati.
Possiamo fare ancora di meglio. Quindi la settimana 24 non è successo nulla. Quindi adesso possiamo prenderci. Intanto dobbiamo vedere in carovana se c'è qualcuno. Abbiamo una tombarola, un brigante, un medico della peste e una vestale. Sono molto tentato di prendere... abbiamo 5 posti ancora. Tombaroli ne abbiamo 2. Abbiamo Licia e abbiamo LP. Brigante ne abbiamo uno solo. Porterei un secondo brigante in gruppo. Elusive, evasive, persistent. Righteous traits for a rogue. Direi un brigante bianco. Scusate, bianco con i capelli chiari. Medico della peste ne abbiamo già 2. Vestali ne abbiamo già 2. Quindi direi di no. Ok, possiamo potenziare qualcosa? No, perché abbiamo solo stemmi. Eventualmente posso fare un po' di scambi. Quanti stemmi ci vogliono per fare roba? 18 stemmi per prendere 6 o 6 di queste. Quindi effettivamente si vede, insomma, che come era da... come si sapeva, insomma, mentre busti, ritratti e gli atti valgono un certo tipo, si vede che gli stemmi valgono di meno, nel senso che quasi dappertutto serve per potenziare qualcosa e stemma. Qualcosa e stemma. Sempre così. Questo lo richiudiamo. 9-10 potrebbe essere utile. Aumentare la fornace. Che cos'è che costa abbastanza poco? Questo riduce il costo di abilità del 10%. Questo potrebbe essere utile. Questo posso farlo tranquillamente. Riduce il costo delle abilità di accampamento del 10%. Di migliorare le abilità di accampamento. Che tra l'altro non posso migliorarle, posso solo comprarle di nuove. Però non sarebbe male farci un giro a vedere che cosa sono queste. Non le ho ancora sfruttate bene, perché le missioni sono ancora abbastanza corte. Abbazia. Sanatorio, sto vedendo quali potrei potenziare. Un secondo posto per la cella dei pazienti. Però mi sono 20 di queste, che sono tantissime. Riduce il costo, aumenta il numero di oggetti disponibili a 6. C'è un sacco di roba interessante che potrei anche comprare, ma costa decisamente tanto. 20% abilità sanguinamento, meno 1 velocità, più 4 schiva, meno... Quasi tutti gli oggetti, tra l'altro, vedete che hanno un bonus e un malus associato, che non mi piace più di tanto. Ok, allora, intanto vediamo che missione fare. Prossima missione, probabilmente... Questa è una missione di livello 3, quindi non ci sono missioni di livello 2 disponibili. No, c'è ancora questa. Possiamo andare a fare questa? Vediamo anche che oggetti. Solo cultista, solo cacciatore di taglie. Questa è buona. Facciamo questa. 4500, 3000, 4500, 6750 per il veterano. Scudo fortezza. Qua abbiamo sempre sto libro lì. Questo è non comune, più 2 velocità, meno 20% resistenza a spostamento. Esplora il 90% delle stanze. Anche questo però non è male. Facciamo questa. Esplora il 90% delle stanze e chi ci portiamo? Allora. Ci portiamo dietro. Adesso vediamo di impostarli, poi vedrò di tagliare che ci vediamo al prossimo episodio. Ci portiamo dietro Sergio. Ci portiamo dietro il nuovo Fromentin, che prenderà un nome, che ha tutte abilità, sparo diretto, colpo di pistola, taglio, non ha nessuna delle abilità secondarie, ha solo roba che spara e taglia e fa male. E lo mettiamo... questa la puoi fare solo in prima fila, quindi non ha neanche senso portartela. Alzamento del duellante, apertura delle vene. Dovrei darti apertura delle vene piuttosto. Quindi passiamo un po' di tempo. Andiamo un attimo alla gilda. Ti prendiamo, ti mettiamo qua. Ti sblocchiamo apertura delle vene. E ti riportiamo qua.
in modo che adesso saresti contento di stare in seconda o terza posizione. Quindi mettiamo un brigante in terza posizione, davanti ci mettiamo un Gotrek o un Simon. Un Gotrek perché è lui che sta in prima fila. E in fondo ci mettiamo Sir Pata. Ah ok, non vuole fare questa. Quanto siete? Tu sei a 0, tu sei a 0, tu sei a 2. Potrei anche fare una missione di quelle di terzo livello con loro e basta. Le cose mi spaventano abbastanza. Clavo pesante per il maestro di caccia. Però è breve. Veterano, ma è breve. Però nonostante sia breve mi dà solo, solo quello. Attiva 3 cadaveri infetto. Molti cadaveri si trovano lungo il vecchio sentiero e trasudano sporcizie e malattie. I viaggi verso il borgo sono una grave minaccia di contaminazione. Distruggi questo flagello con il balsamo del potere. Questo è un ottimo oggetto. 6700. Se dovessi andare con... possiamo, è un bel po' che non uso loro. Quindi sapete che vi dico. Usiamo Tolir, Nikius, Marina, che sono tutti di terzo livello, e in ultima posizione ci possiamo portare qualcuno che, se ci porto Ace, no, ok, deve essere almeno di livello 2. Alicia, è pronta Alicia? Alicia è anche pronta, però non è la sua posizione preferita, dovrebbe essere così. Perché tu hai la terza posizione? Ah, perché hai illuminazione. Dovrei darti la luce abbagliante, perché l'illuminazione è un attacco a distanza che però funziona dalla terza posizione. Questo va bene, questo va bene, questo va bene. Se ti metto qua dovrei mettere... metto Pata, andiamo con due... Sparo sacro? Che cacchio è sparo sacro? Credo perché ho due... aspetta. C'è qualcosa di molto figo in questo. A quanto pare se metto due vestali ho la possibilità di fare sparo sacro, che non ho idea di che cosa sia, ma lo vedremo nel prossimo episodio. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave.